E la Ducato ad aggiudicarsi la finale derby di Coppa Italia di promozione sul neutro di Foligno. Lo stadio Blasone infatti ha ospitato questa finale nel giorno dello stop del campionato di eccellenza e promozione. A rovinare la festa alla Clitunno sono Cola, Tomassoni e compagni. Clitunno che è orfana di Rosi, out per squalifica. Squadra al completo invece l'11 di Ricci. Bella la scenografia sugli spalti con i ragazzi del settore giovanile delle squadre di San Giacomo di Spoleto, ma presenti anche molti tifosi da Campello. L'arbitro è Marco Di Loreto della sezione di Terni. Ma andiamo a vedere le immagini di questo incontro. Al sesto minuto è Tomassoni da calcio piazzato che costringe il portiere ad un bel volo a deviare sopra la traversa. 5 minuti dopo ancora Tomassoni, sempre da calcio piazzato, palla deviata da Raspa a lato. Al tredicesimo ecco il gol per la Ducato, c'è una bella ripartenza da centrocampo, pallone che arriva a Cola, il quale evita in area due difensori e mette in rete, battendo così il bravo Spiccia. Ed è ancora Cola, 5 minuti dopo, sempre con la complicità di Tomassoni che mette in aria un bel pallone. Cola da due passi in sacca del 2-0. Minuto 23, ancora Tomassoni per la Ducato da punizione dalla destra e ancora Spiccia salva in angolo. La Clitunno non reagisce più di tanto, il pallino del gioco è tutto della Ducato. Ed ecco che alla mezz'ora prova per la Clitunno De Rosa da fuori, ma il pallone è facile preda per Cimarelli. Al 36esimo ancora Ducato in avanti, bel pallone conquistato a centrocampo, servito Tomassoni sulla sinistra, pallone che arriva a Cola e palla in rete. Prima dell'intervallo c'è ancora spazio per la quarta rete, stavolta è Cola a servire Tomassoni, ma cambiando l'ordine il prodotto non cambia e siamo 4-0. Nella seconda parte sembra essere cambiata la Clitunno, ma è ancora la coppia della Ducato, al sedicesimo protagonista, cross di Tomassoni e Cola al volo, ma il tiro è sopra la traversa. Poi al 18esimo arriva però anche il gol della bandiera della Clitunno con un gran tiro da fuori, anche un po' azzardato, forse tocca il portiere, colpisce la traversa e palla in rete, 4-1. 2 minuti dopo però ancora lo scatenato Cola a portare a 5 le marcature con un tiro a giro sul secondo palo e praticamente partita chiusa. Questo è il risultato che rimane fino alla fine, una partita che rispetta sicuramente il pronostico della vigilia, che vedeva di gran lunga favorita la squadra di San Giacomo, squadra veramente agguerrita. È stata una bellissima finale, ricca di gol e quindi il giusto premio per gli 11 di Fausto Ricci e che comunque passerà certamente alla storia. Dopo aver avuto la sfortuna, per così dire, di aver incontrato il Foligno nello stesso girone in campionato, corazzata che insomma è tutto dire, ecco la grande soddisfazione almeno di alzare al cielo la Coppa Italia e festeggiare insieme ai propri tifosi. Mister, ci sono poche domande da fare in realtà. Un risultato netto, rotondo, vi ha portato questa coppa. Un 5-1 netto, quali sono le emozioni che vive in questo momento? Emozioni bellissime, anche perché tutti questi ragazzini che ci stanno qui al campo, è una grandissima soddisfazione. Una grandissima soddisfazione. Lo speravo, ci credevo, ci abbiamo sempre creduto. E questo è il coronamento di una mezza stagione, perché ancora mezza dobbiamo farne, di grande lavoro, di grandi sacrifici, ma ripagata alla grande. Abbiamo qui il presidente della Ducato, Michele Buongiorno a tutti, Zicao. anzi, buon pomeriggio. E dicevamo che questa è una vittoria che viene da lontano, da un lavoro fatto già da tanto tempo col settore giovanile della Ducato. Ne parlavamo, la forza è proprio questa. Io, la mia grande gioia è la vittoria di questo trofeo, ma avere gli spalti pieni di tutti i ragazzi, di tutte le categorie che sono venute a seguire la squadra e che sono il futuro di questa società. Non è retorica, gliel'ho detto ai ragazzi, me li sono abbracciati, oltre alla squadra, alla prima squadra che ha vinto, ho detto: ragazzi, voi siete il futuro di questa società, e non c'è ombra di dubbio. Allora abbiamo qui
Tomassoni e Michele Cola, tutti stanno facendo le foto a voi perché insomma avete fatto una grande performance, 4 gol per Michele, 1 per Tomassoni. Avete qualcosa da dire, che emozioni state provando, a chi dedicate i vostri gol? Le emozioni sono tante, sono veramente contento, non capita tutti gli anni di fare le finali e è veramente emozionante. Sono contento di giocare con Michele, che gli voglio bene. È una grande emozione per me perché è vero, ho fatto 4 gol, ma solo 3 palloni sono gli assist suoi, che ogni partita me li fa. È un gran giocatore d'esperienza, veramente mi ha dato una mano. Quest'anno sono rinato anche con lui, con Ricci. Siamo una grande squadra, lo dedico alla mia famiglia, a loro, ai compagni. E niente, oh, è una soddisfazione, la seconda finale che vinco. Poi non ho vinto mai niente più. Ho vinto solo gli allievi e juniores. È la seconda finale. Però sono contento, c'è il tempo, sì. Va bene. Grazie. Grazie.